Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Oggi puliremo la villetta. Eccoci qua. Ecco la situazione. Viviamo nella vecchia casa di Esther DeHatt, l'eccentrica attrice che interpretava la strega cattiva in quel famoso film e che poi è misteriosamente scomparsa nel parco nazionale. C'è pure del mystery qui? Conosciamo tutte le voci che circolano su quel posto, ma sappiamo anche di aver fatto un vero affare. Non ci importa se i mobili si muovono un po', la consideriamo una specie di feng shui, ma non riusciamo proprio a sopportare tutto lo sporco che c'è all'esterno e tutte le altre ditte di pulizia in città hanno troppa paura di mettere i piedi nella nostra proprietà. Se potessi aiutarci, te ne saremmo eternamente grate. Vai, per $650 si inizia il lavoro. Guardiamo i dettagli. Ok, facciamo finta di leggere come al solito, questo è il messaggio che ci avevano inviato e andiamo. Come sempre vi ricordo che parlerò molto poco durante il video e inizio proprio col dirvi però qual è l'obiettivo che c'è da fare in questa mappa, ovvero pulire per prima cosa il vialetto del garage e i suoi bordi, quindi direi di iniziare. Se noti dei segni strani e davvero sinistri all'esterno della casa, non preoccuparti. Ok. Allora, direi di cambiare già, esatto, andare con questo. E via, e si parte. Nel frattempo, ditemi un po' cosa ne pensate di questo gioco, lasciate un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, fate tutte quelle belle cose.
Perfetto. Ed ecco anche l'obiettivo.
Proprio adesso ero seduto sul divano e ho sentito un suono simile a un sospiro. Inquietante. Magari solo ho sentito l'acqua che stiamo spruzzando fuori dal portico.
Hai sentito quello strano rimbombo? Basta, Aurora. Dai tuoi fantasmi. Falso allarme, era solo Jenny che ha attivato la centrifuga della lavatrice.
Come va? Cerca sporco o no di nuovo il custode del parco? Ho in serbo una vera pazzia per te. Quando avrai un po' di tempo da dedicarci nell'area ricreativa. Salve, siete gli sterminatori di sporco? Ho bisogno di aiuto per la mia povera piccola scuola materna. Ah, pure una scuola ora. Ok. Oh, un'altra cosa. Fai attenzione quando passi intorno al vulcano. Cosa? Vulcano? Cosa intende? Ci siamo andate per goderci un tramonto immerso nel fumo e Jenny ha visto un UFO spuntare dalla cima e scomparire prima ancora di poter dire: "Guarda un UFO! Dove?" Oh. Ok. Allora, la zona in basso credo di averla fatta praticamente tutta. Dobbiamo andare in alto ora, dobbiamo andare sul tetto. Quindi prendiamo la scala e andiamo su. Partiamo da qui. Eccoci qua.
Non per fare la guastafeste, ma ho esaminato gli inquietanti simboli che hai trovato sul lato della casa a cui stai lavorando. Ah, ok, quei disegnini. Palesemente graffiti. Parecchiano solo dei diagrammi usati dai muratori per indicare all'idraulico dove far passare il tubo di scarico del water. Bene. Che qui davanti dovrebbe aver fatto tutto.
mancano solo delle finiture in legno. Vai a capire ora dove sono. Ah, qui ce n'è una, perfetto. Eccola qua. Fuori una. Poi. Eccola. Ne manca un'altra. Questa qui, provata, buono. Ok. Lavoro completato, 1500 euro guadagnati. Vediamo il timelapse. Peccato che non si veda quando vai dietro. Si può in qualche modo girare, credo. Ok, la casa ha un aspetto splendido, quasi normale. Sai cosa c'è di strano, però? Mentre stavi finendo, ho sentito uno stridio proveniente dalla soffitta. Così ho aperto il saliscendi e qualcosa mi è passato davanti al viso, seguito da una piuma grigia e sporca che fluttuava misteriosamente verso il basso. Credo fosse l'anima di Esther, che se ne andava, finalmente in pace. Abbiamo pure liberato un fantasma. Continuiamo. Bene, abbiamo fatto anche questo lavorone gigante alla villa, o questo mi sa che non finiremo più 900 dollari, chissà quanta roba c'è da vedere, ma detto ciò il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacier Sphere è tutto, al prossimo video.